Bentrovati ai telespettatori di InfoCilento, come ogni giovedì siamo pronte per un nuovo appuntamento di Detto tra noi. Con me sempre Roberta Focillo, bentrovata Roberta. Bentrovata Antonella e bentrovati a tutti i nostri telespettatori. E allora, oggi direi proprio che facciamo un giro di ballo, balliamo, un Sì. giro di danza. Presenta tu la nostra ospite che insomma è interessante. Eh sì, dici bene Antonella, oggi balleremo un po' sulle note, insomma, delle tarantelle, Taranta, ma ci spiegherà tutto perché Sì. la vedete già in videocollegamento. Abbiamo con noi Tullia Conte. Ciao Tullia, benvenuta. Ciao, salve a tutti, salve a voi. Grazie, Grazie. grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito. E allora, Antonella diceva bene, oggi balleremo un po', no? Ci trasporterai un po' in questi ritmi belli, insomma, ballerini, diciamo così. E allora, iniziamo subito questa nostra bella chiacchierata parlando, di un tuo progetto. Tu infatti sei la cofondatrice di Su Danzare, un, progetto che diffonde appunto le danze popolari, diciamo, del sud Italia, in Francia, ma in generale, insomma, non solo, ma in Europa. Allora, Tullia, ci racconti un po' di questo bellissimo progetto? Sì, devo dire che io appunto sono nata nel Cilento, a Novi Velia, e poi nel 2010 ho deciso di trasferirmi in Francia, ma tale l'amore per la mia terra e per le sue tradizioni che non ho saputo appunto rinunciare alle danze soprattutto, e quindi con questo patrimonio sono emigrata in Francia ed ho dato vita insieme a Mattia Doto a questo progetto che si occupa proprio di diffondere le culture minoritarie del sud Italia e dovunque possibile, insomma, e con una particolare attenzione alla danza, che è la parte più divertente, se vogliamo, di questi patrimoni. Tullia, noi volevamo anche un po' capire tu com'è che ti sei appassionata a questa tarantella in maniera particolare, perché abbiamo letto che tu usi proprio la tarantella come linguaggio artistico. Sì, devo dire che sono stata fortunata dell'incontro con tante persone del mio paese, ma anche dei paesi limitrofi, come Cannalonga ed altri, che mi hanno appunto trasmesso l'amore per queste tradizioni e anche la loro semplicità. In questo linguaggio io ci vedo una possibilità espressiva veramente per tutti, sia per chi la incarna, ovvero la danza, sia anche per chi semplicemente la osserva. E quindi ed è veramente grazie alle anziane, agli anziani del mio paese e di altri che ho maturato questa passione e che ho colto la grandezza di questo patrimonio, che poi per chi lo ha insegnato non è così speciale, perché per chi le tramanda da secoli queste tradizioni sono cose semplici come le ricette, niente di speciale. Alcune signore ancora si stupiscono e ridono quando faccio vedere video di Parigi e racconto che tutti ballano le loro danze. Se non ci fossero stati i video, probabilmente sarebbero state totalmente incredule, avrebbero pensato che le prendessi in giro, insomma. È il caso di dire tutto il mondo è paese, no? Infatti stiamo vedendo un po' di video. E allora tu, Tullia, hai curato anche dei testi che parlano proprio, testi dedicati al tarantismo, ma c'è e se c'è insomma una differenza anche tra Taranta, Tarantella, perché spesso qualcuno li accomuna, però ecco, quali sono le differenze? Allora, questa è la domanda più gettonata della mia vita e penso di quella di chiunque che si occupi di queste cose. Cercherò di dare una risposta super sintetica, faccio del mio meglio. In effetti, il nome della tarantella deriva proprio dalla che era questo ragno mitico che aveva il potere di iniettare un veleno così forte per il quale era necessario organizzare dei grandi rituali che coinvolgevano tutta la comunità, all'interno dei quali si danzava la danza appunto tradizionale, e quindi nel caso di molte zone del sud Italia era proprio la tarantella. Quindi diciamo un legame che accomuna questi due concetti abbastanza indissolubile. Spero di aver risposto. Alle tue spalle mi sembra di intravedere l'immagine di una taranta e anche, ecco, e quelle che sono, come si chiamano? Nacchere, no? Non hanno a che fare con le nacchere Nacchere, quella spagnole? è la. Ecco,
accompagnano la danza poi, quindi questo ci accomuna un po' anche alla cultura spagnola, o sono due tipi di strumenti diversi? Allora, sono due tipi di strumenti diversi, non so se vedete dietro di me, ce li ho tutte e due, però diciamo sono figli della stessa cultura del Mediterraneo, questo grande bacino culturale a cui tutti facciamo capo, ovvero tutti i popoli che si affacciano sul Mar Mediterraneo, quindi comprendiamo anche il Nord Africa e abbiamo veramente una cultura simile, però le castagnette spagnole sono più piatte e permettetemi un po' più difficili. Perché insomma realizzano dei tempi con le mani molto difficili. Noi siamo più basici nell'esecuzione e in più i nostri strumenti sono più bombati, però diciamo sono cugine, va? Se vogliamo identificare una parentela. Così come siamo cugini, insomma, tra Eh popoli, sì. giustamente poi anche tutti gli aspetti culturali. Ecco, ma tu le dicevi, le signore magari di Novi Velia o comunque della mia terra si stupiscono e ridono quando racconto di questi balli fatti magari dai francesi o da altri popoli comunque europei. Volevo sapere che cosa hai notato tu, cioè che tipo di accoglienza c'è stata in Francia in maniera particolare, anche perché i francesi un pochino passano per essere snob. E allora volevo capire se anche rispetto alle nostre danze lo sono stati oppure ti sembra che piaccia questa tarantella in Francia? Guarda, io la nostra scuola si trova a Parigi, quindi proprio nella capitale francese, che sicuramente, come si suol dire, Parigi non è la Francia, nel senso che è un luogo di incontro, scusate, di incontro delle culture e quindi diciamo c'è l'abitudine, anche proprio la volontà di scambiare e conoscere i vari patrimoni. E questo ha permesso a Sudanzare di avere un'accoglienza veramente calorosa, entusiasta e soprattutto un'accoglienza che desse a questi patrimoni immateriali la loro giusta importanza, cosa che invece poi nel paese di origine sono sempre un po' sottovalutate, no? Come ti dicevo prima, l'esempio delle signore. Invece all'estero diciamo vengono viste con la loro giusta importanza al pari dei patrimoni di qualunque altra cultura. Quindi devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza, io trovo il popolo francese accogliente, curioso, colto, spesso appunto attraverso il loro sguardo ho imparato io delle cose su magari fenomeni oppure danze che conoscevo da tanto tempo e che grazie a uno sguardo diciamo altro diventano ancora più interessanti. Quindi per me l'esperienza è sicuramente positiva. Ok, ecco, quindi un'esperienza assolutamente positiva e questo ci fa davvero piacere. Ma allora, Tullia, l'anno è appena iniziato, ci sono già progetti in cantiere che stanno bollendo in pentola, dove arriverai? Dove ti porterà questa bellissima musica, queste bellissime tarantelle quest'anno? Dici un po'. Vi do una notizia in anteprima della quale sono veramente entusiasta. Prima avete ricordato i libri che abbiamo dedicato appunto ai fenomeni tradizionali, alle danze tradizionali, ai fenomeni connessi. E proprio grazie ad uno di questi libri che si chiama L'Alta Taranta, che è dedicato ad Annabella Rossi al fenomeno del tarantismo nella provincia di Salerno, con un occhio speciale ovviamente al mio Cilento, ed è grazie a questo libro che parteciperemo ai colloqui 2003-2024 organizzati dall'Università di Salerno proprio per ricordare la studiosa in memoria di Annabella Rossi. I colloqui si chiamano, me lo sono appuntato, se no me lo dimenticavo, Vivere la realtà è già scienza, e sono degli appuntamenti organizzati dall'Università per rendere omaggio all'opera di questa antropologa che ha immortalato, ricercato, fotografato le culture minoritarie veramente in maniera appassionata e cominciano il 22 gennaio e noi con Sudanzare saremo presenti il 22 aprile con un contenuto veramente speciale perché parleremo del fenomeno del tarantismo, ma danzeremo anche con una performance realizzata appunto da Mattia Doto, che è il mio collega, il cofondatore di Sudanzare ed anche il coreografo, nonché danzatore della compagnia. Quindi vi invito veramente tutti a partecipare a questo evento incredibile in memoria di Annabella Rossi e i colloqui sono organizzati dal professor Vincenzo Esposito dell'Università di Salerno.
Ecco, e allora per chiudere, Tullia, tu in un certo senso esporti proprio quella che è la nostra cultura oltre i confini nazionali, ma detto tra noi, c'è qualcosa, un aspetto, non so, un particolare, una danza magari, non lo so, qualcosa della cultura francese che un po' invidi e magari dici questa cosa se fosse stata nostra mi avrebbe fatto piacere? Lo champagne. Ah, adesso i cultori dei vini vero. italiani e dello spumante Diranno. storceranno un po' il naso, Sì. però insomma, Terreranno, io non sono una grande bevitrice, quindi l'ho sparata un po' così come poteva. viva la sincerità! Ma allora direi che Esatto. lo champagne ci torna utile per fare un Sì, bel brindisi, no? brindisi. Al nuovo anno che è appena iniziato, e anche Certo. un bel brindisi a questo bel progetto, alla tarantella, alla danza, che mette tanta gioia, tanta allegria, e quindi ce n'è bisogno. Lo champagne direi che ci sta Eh sì, benissimo. Eh? tante bollicine, Tante si fanno. bollicine, è un modo diverso di essere frizzanti, no? Certo. Ballare la tarantella, possiamo dire così, Tullia. Sì. Vi ringrazio di avermi ospitata, ci tenevo molto a raccontare la mia esperienza, anche perché spero che ragazze e ragazzi cilentani che ci ascoltano possano comprendere come le nostre tradizioni siano delle vere e proprie risorse che a volte ci possono anche portare lontano da casa, ma poi per ritornare sempre più appassionati della nostra terra che ha bisogno di noi e che dobbiamo veramente difendere con tutte le armi culturali possibili. Ti ringraziamo per questo e per essere stata con noi oggi, Tullia, quindi buon lavoro, buona danza e salutaci Parigi. Grazie, vi aspetto, venitemi a trovare. Alla Grazie Tullia, prossima, alla ciao. prossima. Allora, Abbiamo ballato. direi che oggi è finita champagne e Sì, tarantella più ma che vuoi tarallucce provare a ballare una e tarantella, Antonella? Abbiamo il bancone qui, no? Fa un po' No. troppo velina, quindi Va direi tenere a bene. bancone e tarantella Hai fa troppo velina, ragione, manteniamoci sobrie, nonostante lo champagne, Voliamo e basso. voliamo basso e diamo Certo. appuntamento al prossimo giovedì. Noi vi ringraziamo per essere stati con noi anche oggi e rimanete informati sui canali di InfoCilento. Grazie, grazie come sempre per averci seguito. Ricordate di seguire sempre il palinsesto in onda sul canale 79 del Digitale Terrestre. Al prossimo giorno.